Eccomi! Allora, era un sacco che non facevo i video, però stamattina avevo voglia di dirvi sta cosa dal vivo. Allora, stavo pensando a quanto ci si abitui, purtroppo, a rinunciare. A rinunciare a un sogno, a rinunciare a quella cosa che ci piace, a rinunciare a quel posto in cui si vuole andare, quel posto in cui si vuole vivere, in quella cosa da fare, a quella persona a cui teniamo, a cui vorremmo magari avvicinarsi. Quanto ci si abitua a rinunciare a tutte queste cose qua? Purtroppo il nostro cervello è una macchina perfetta e quanto più lo alleniamo a fare un certo esercizio e quanto più diventa bravo a fare quell'esercizio proprio. Se tu lo alleni a vincere, se lo alleni a sforzarsi a uscire dalla zona di comfort, se lo alleni ad andare oltre i suoi limiti, diventerà sempre più bravo. Se lo alleni a rinunciare, a tornare indietro alla prima difficoltà, diventerà bravo lui a fare quello e ti rimarrà facile. E il segnale che stai continuando a scendere in questo senso è quando rinunciare non ti fa più sentire dolore, non ti fa più sentire disagio. Io se devo rinunciare a una cosa che, se adesso io penso a una cosa che vorrei realizzare e poi penso di mollare, di rinunciare a quella cosa, provo disagio, profondo disagio, rabbia, nervoso, mi viene da saltare sulla sedia per fare qualcosa, no? Ecco, credo che questo sia l'atteggiamento giusto. Se invece nel pensare a quella cosa, la prima parola, la prima frase che ti viene, dici ma chi se ne frega, vabbè dai, pazienza, quello è un segnale molto pericoloso, perché vuol dire che ti stai arrendendo, e arrendersi alla vita senza rinunciando appunto a voler guidare, a voler tenere il timone in mano, e secondo me equivale a non vivere la vita. E la vita, per come ci è stata regalata, vale la pena comunque viverla. Besitos, ciao.